Dal telegiornale regionale di Toscana TV e apriamo subito con la politica, perché a Pistoia sono stati presentati i candidati per quanto riguarda Camera e Senato. Parliamo naturalmente delle elezioni politiche. Ci spiega tutto del servizio Patrizio Ceccarelli. Situazione delle terme di Montecatini, infrastrutture viarie e ferroviarie, questione energetica sono i temi al centro della campagna elettorale di Edoardo Fanucci e Barbara Masini, candidati pistoiesi del Terzo Polo, Italia Viva e Azione, alle elezioni politiche del 25 settembre. Ad affrontare la questione termale è in particolare il valdinievolino Fanucci, candidato alla Camera nel collegio uninominale che comprende Pistoia, Prato e il Mugello. Serve un impegno nazionale per un problema internazionale. Montecatini Terme è patrimonio dell'UNESCO e come tale perderla e disperderla sarebbe un sacrilegio. Dobbiamo cercare di mettercela tutta, a partire dal piano nazionale di ripresa e resilienza, l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, un intervento del Ministero del Turismo e poi Regione Toscana, Comune di Montecatini Terme che deve fare la propria parte e poi Fondazione Cassa di Risparmio con il progetto degli Uffizi Diffusi. Se mettiamo insieme questi player nazionali, sono convinto che le terme possono salvarsi. Ma per far questo occorre un regista. Io mi candido ad esserlo. Per quanto riguarda il caro energia che sta piegando tante imprese anche del territorio toscano, per Masini, candidata all'uninominale al Senato nel collegio che comprende Prato, Pistoia, la Lucchesia, Massa e Carrara, nonché capolista all'uninominale in Piemonte. C'è bisogno di una sinergia europea, c'è bisogno di una politica di breve periodo sul costo dell'energia, una proposta di medio periodo e una proposta di lungo periodo, che veda un mix di transizione energetica che dal nostro punto di vista prevede anche il nucleare. E invece a Campi Bisenzio la campagna elettorale del sindaco uscente Emiliano Fossi, candidato per la Camera, parte proprio dal suo circolo Arci, dove tutto ebbe inizio. Vediamo. L'ex sindaco di Campi Emiliano Fossi, candidato del centro-sinistra nel collegio uninominale 8 per la Camera dei Deputati, ha deciso di iniziare la sua corsa elettorale nel circolo Arci, in cui da ragazzo ha iniziato a fare il volontario, servendo ai tavoli della pizzeria e poi a fare politica. Questa sarà la stagione dei diritti tutti, ma in particolar modo dei diritti sociali, dei diritti collettivi. Credo che le famiglie sappiano di quello di cui sto parlando. Veniamo da mesi difficili, avremo di fronte mesi altrettanto difficili, se non di più, e quindi noi dovremo puntare molto su iniziative di sostegno e di raccordo forte nei confronti delle famiglie, delle persone, di chi sta peggio, ma anche di quello che veniva definito una volta ceto medio, ma che rischia di scivolare pesantemente verso il basso. E quindi per esempio gli asili nido gratuiti per le famiglie, per esempio un investimento importante sulla casa, sul diritto alla casa, anche sugli alloggi popolari, per esempio un'idea di sanità pubblica di prossimità partendo dall'esperienza importante della Toscana e per esempio rimettendo al centro il lavoro non solo come presenza, come l'esperienza di questo territorio ci ha dimostrato, anche la mia esperienza con la CKN mi ha dimostrato, ma anche di priorità rispetto al lavoro, ai lavoratori, quindi salario minimo, aumento dei salari più bassi. Insomma, sarà una grande sfida, ma credo che appunto portando l'orgoglio alla storia di questo territorio possiamo riuscire a vincerla. Fossi, che si è dimesso anticipando di un anno la scadenza del suo mandato, lascerà il posto ad un commissario prefettizio, augurandosi continuità rispetto a quanto realizzato, ma anche innovazione. E torniamo a parlare del grossissimo problema del caro bollette. Gli albergatori sono davvero preoccupati, siamo a un bivio, dicono, e si teme la chiusura. Vediamo la situazione ad Arezzo. Siamo veramente a un bivio durissimo. Andare avanti oppure, non so, non mi faccio neppure dire la parola. Da 4.340 a 27.786 euro in un anno. È solo uno dei numerosi esempi di aumento di bollette dettato dal caro energia. I prezzi di luce, come nel caso specifico, e gas stanno mettendo in ginocchio imprese e commercianti. Difficoltà si registrano anche per il settore degli albergatori. Abbiamo raggiunto degli aumenti che si attestano intorno al 600% per quanto riguarda l'energia elettrica.
Ora stiamo aspettando il gas, che forse sarà ancora peggio. Inevitabili le ricadute anche nel rapporto con i fornitori. E ci troviamo di fronte a degli aumenti esagerati, veramente capibili, li capiamo sinceramente, perché anche loro hanno avuto tutta questa serie di aumenti. Il problema qual è? Che per noi loro sono dei beni essenziali a cui noi non possiamo rinunciare, mentre il bene che noi vendiamo, le nostre camere, i nostri servizi, non sono essenziali. Perciò anche pensare a un ritocco dei prezzi verso l'alto, ma non sappiamo se il mercato possa reggere questo ritocco dei prezzi. Tutti noi dobbiamo cercare di far pressione sul governo in modo da poter avere delle politiche di aiuti che ci aiutino ad andare avanti e a resistere, perché tanto questa probabilmente, io la penso così, è una bolla speculativa. Dobbiamo riuscire ad arrivare alla fine di questa bolla speculativa. È stata lanciata anche una campagna proprio per sensibilizzare su questo tema. Sì, una campagna su cui noi siamo totalmente d'accordo, anche noi abbiamo aderito come Hotel Continentale. Tutto ciò ci sta sciupando e ci stiamo mangiando tutta una bella stagione, una bella estate che avevamo fatto dopo 2 anni di crisi. E si chiude con il bilancio di 11 arresti, tutti tifosi olandesi, la 3 giorni europea di Enschede, cittadina della subregione di Twente in Olanda, dove oltre 500 tifosi viola erano arrivati per seguire la sfida di ritorno dei playoff di Conference League, finito 0-0 con il passaggio del turno della Fiorentina. Ad annunciare la polizia locale, dopo che durante la partita di giovedì sugli spalti non erano mancati attimi di tensione per il lancio di 2 petardi e un fumogeno dal settore ospiti, che hanno leggermente ferito 3 agenti e numerose persone, mentre dagli altri settori erano piovuti diversi bicchieri pieni di birra direttamente sul campo verso i giocatori. Non sono mancate nemmeno le cariche per separare le tifoserie nel dopogara, con gli arrestati che adesso dovranno rispondere alle accuse di violenza, aggressione, vandalismo, violazione della legge sulle armi e munizioni. Ora parliamo del crescente fenomeno del cosiddetto sex torsion, che aumenta soprattutto tra i minori. Parliamo di richiesta di denaro dietro la minaccia di pubblicare immagini molto compromettenti. Vediamo il servizio di Maria Teresa Rabotti. Negli ultimi mesi stanno vertiginosamente aumentando i casi di sex torsion a danno di adolescenti attraverso i social network. La Polizia Postale in Toscana ha ricevuto oltre un centinaio di segnalazioni che coinvolgono minori, per lo più tra i 15 e i 17 anni, ma in alcuni casi anche più piccoli. Sex torsion, cioè l'estorcere denaro dietro la minaccia di rendere pubblici contenuti personali compromettenti. Si tratta di un fenomeno di solito rivolto al mondo adulto, ma sempre di più sembra colpire i minorenni. Tutto inizia con qualche chat con profili social di ragazze e ragazzi, apprezzamenti e like per le foto pubblicate. Si passa poi alle video chat e le richieste si fanno man mano più spinte. Nei giorni seguenti il martellamento online include la richiesta di somme di denaro anche esigue, con la minaccia che in caso di mancato pagamento il materiale sessuale verrà diffuso tra tutti i contatti, amici e parenti. Le vittime si trovano in una gabbia e tendono a non parlare con nessuno, tantomeno con i genitori. Soprattutto per questo motivo il fenomeno è sottostimato, perché la denuncia impone ai ragazzi di dirlo ai genitori e a volte appare persino più doloroso delle stesse minacce estorsive. Lo scorso anno sono una 50ina i casi trattati dalla Polizia Postale, 5 dei quali ai danni di minori. In 2 le vittime avevano meno di 14 anni. Nel corso del 2022 il fenomeno si conferma purtroppo stabile. Uno strumento importante è l'applicazione della Polizia di Stato Eupol, che può essere scaricata facilmente anche sui cellulari e che consente di comunicare in tempo reale anche per trasmettere richieste di aiuto e segnalazioni che possono, a discrezione dell'interessato, essere mantenute anonime. Questi alcuni consigli della polizia: mai cedere al ricatto pagando le somme richieste, non vergognarsi per aver condiviso immagini intime con sconosciuti, non cancellare i messaggi scambiati con gli estorsori, non chiudere i profili social su cui si viene contattati, ma fare gli screenshot delle conversazioni e delle minacce e del profilo dell'estorsore. Fare una segnalazione sul portale della polizia e soprattutto parlare con i genitori o con un adulto di fiducia, che sapranno come essere d'aiuto per gestire la situazione. Chi ha più di 14 anni può sporgere una denuncia anche in modo autonomo in qualsiasi ufficio della polizia.
Il comune di Arezzo procederà con ordinanza del sindaco Ghinelli alla disinfestazione dell'area intorno all'ospedale San Donato, dove è stata ricoverata per un caso di virus dengue, la patologia trasmessa dalle zanzare, una donna di Filine Valdarno. La situazione è comunque totalmente sotto controllo, ma il comune ha deciso di procedere alla disinfestazione delle pertinenze ospedaliere. La paziente, che accusava i sintomi, ha ricevuto una diagnosi della malattia al pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia di San Giovanni Valdarno e poi è stata trasferita in maniera protetta al San Donato di Arezzo, dove adesso è ricoverata nel reparto malattie infettive. Era tornata da un viaggio in un paese tropicale. Stamani, come annunciato, il comune ha disinfestato Filine Valdarno nella zona dove la donna abita. E ora andiamo a parlare di un furto di borse nell'outlet Barberino Designer Outlet. Protagoniste due donne che comunque sono state acciuffate. Vediamo. Due donne sono state denunciate dai carabinieri perché ritenute autrici del furto di quattro borse del valore totale di 800 euro all'outlet di Barberino del Mugello. Sono state denunciate per furto aggravato una 33enne e una 25enne, quest'ultima con precedenti, residenti entrambe nella provincia di Milano. Avrebbero rubato le borse di marca tirandole via dagli scaffali di un negozio situato nel centro commerciale e poi si sono allontanate. Ma il personale di vigilanza le ha segnalate all'arma. Quando hanno notato i vigilantes, hanno cercato di disfarsi delle borse nascondendole sotto i veicoli nei parcheggi, ma non è servito. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, le hanno identificate e hanno recuperato le borse restituendole al negozio. Ed è stata presentata la Lancia d'Oro dell'artista Fabio Viale per la giostra del Saracino che si disputa il 4 settembre ad Arezzo. Vediamo. Allora, sindaco, Fabio Viale ha raffigurato il cuore di Arezzo, che si prepara quindi a brillare e a battere per questa grande edizione della giostra del Saracino. È vero, ha fatto un'opera in sé bella, bellissima, perché un cuore è sempre evocativo, ma soprattutto l'ha legato a questa riforma amministrativa della nostra città, che di fatto nel 1772, io prima ho sbagliato, ho detto 22, poi vi spiegherò perché c'è un'assonanza con un altro evento importante nel mondo, ma non è questo, quindi 250 anni con cui sostanzialmente nasce la struttura amministrativa del comune moderno, quindi possiamo dire che il comune di Arezzo, che era nato secoli prima, ma ha la struttura che ancora oggi ritroviamo grazie a questo motu proprio, così si chiama, del Granduca Pietro Leopoldo. Fabio Viale ha avuto questa idea, cioè ricondurre a un cuore questo concetto del tutto astratto che è una riforma amministrativa, e l'ha fatto mettendo in atto anche questo impreziosimento con le fibre di oro, questo è oro vero che è stato fornito alla bisogna, anche in maniera simbolica per ricordare che nelle vene della città di Arezzo scorre oro, quindi è molto molto bello. E ho ricordato anche il fatto che l'onice, il materiale con cui è stata scolpita questa vera opera d'arte, è un materiale traslucido che non vive di luce propria, ma la riflette, la lascia passare, e quindi si illuminerà del colore del quartiere che se la sarà giudicata domenica prossima. Le faccio spiegare quel riferimento al 22, perché il 22 è anche una data che potrebbe... 1722 viene pubblicato il primo dei due tomi, il secondo arriverà 20 anni dopo, di Bach, col quale lui scrive fughe e preludi in tutte e 24 le chiavi dei mezzi toni, quindi in realtà codifica per la seconda volta la musica, ed è quello che ci dà oggi la musica come noi la conosciamo. Ci spostiamo nel Grossetano per il premio internazionale Capalbio Piazza Magenta, che è stato assegnato al premio Nobel della fisica Giorgio Parisi. Carlo Sestini. Anche quest'anno il premio internazionale Capalbio Piazza Magenta, giunto alla sua 11ª edizione, non ha deluso le aspettative, premiando grandissimi autori e personalità in ambito scientifico, politico, storico, musicale, giornalistico e letterario. Il riconoscimento capalbiese è andato per il saggio di divulgazione scientifica al premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Neppure un violento temporale ha bloccato questa manifestazione condotta da Eleonora Daniele e presieduta da Mirella Serri e Giacomo
Marramao. Un premio, affermano Serri e Marramao, che si è affermato a livello nazionale anche perché si tratta di un riconoscimento militante. Quest'anno poi si è trattato di un evento assolutamente speciale con la presenza del premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che ha affrontato il tema della difesa dell'ambiente. La scienza, il sapere tutto è un'opera collettiva e l'importante è che noi cerchiamo di capire dalla scienza che affrontare i problemi complessi o tutti i problemi è essenzialmente un lavoro di squadra. I premi internazionali Capalbio sono stati attribuiti, tra gli altri, per quanto riguarda il premio al territorio e all'Italia che ci piace, ai volontari del Comitato di Grosseto della Croce Rossa Italiana, con 2020 l'anno più lungo Piccole Luci nella notte del Covid. Questo libro ha in sé un elemento di valore incredibile, perché è un libro sulla gentilezza e siccome io penso che la gentilezza sia un fatto rivoluzionario, voglio ringraziare la Croce Rossa e questi grandissimi volontari. Bene, per ora è tutto, grazie per averci seguiti, buona serata.